Beh, allora io sono Giovanni Pietrobon, vivo a Treviso, e ho frequentato il liceo artistico, poi mi sono diplomato all'Accademia di Belle Arti di Venezia e adesso continuo a fare quello per cui ho sempre studiato, quindi la scultura. Col tempo ho cambiato vari stili nella mia scultura, quindi la mia poetica è molto cambiata. Adesso credo di avere raggiunto una mia personale visione e il tema che appunto continuo a portare avanti è quello della donna. Sono passato da una scultura figurativa, descrittiva, a qualcosa di più personale. In realtà le donne che io realizzo, come in questo caso all'abbandono, ricordano molto le Venere preistoriche, perché hanno queste forme molto semplici, prive di arti, o meglio di braccia, di testa, di piedi. Il fatto di usare dei materiali leggeri e dei materiali moderni mi dava la possibilità di creare qualcosa di più contemporaneo. La mia idea è quella di sollevare appunto la scultura, perché molto spesso lo scultore è sempre un po' schiavo della gravità, no? Quindi il fatto di usare dei materiali leggeri che si possono anche spostare facilmente oppure appendere, per me questo è fondamentale per la mia poetica, per il tipo di scultura che intendo portare avanti. Per me la scultura ha valore in un contesto ben preciso, quindi in genere le sculture che realizzo non sono fine a se stesse, quindi sculture che si possono prendere, spostare e inserire in qualsiasi contesto, ma sono fatte apposta per un luogo. Per me la donna è questo, da una parte è sensualità e dall'altra parte è qualcosa di estremamente vicino a Dio, proprio perché ha la possibilità di donare la vita. Quindi le mie sculture hanno questa doppia valenza,